Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Ever Crisis Final Fantasy VII perché ci sono stati degli aggiornamenti. Aggiornamenti che ci portano ovviamente a discutere di quello che accade all'interno del gioco. Anche perché è uscito un banner di cui parleremo ovviamente in separata sede. Per quanto riguarda ovviamente i vari annunci, avevamo avuto qualche giorno fa l'annuncio del Blitzrad Hunt, che ovviamente è stato rilasciato ufficialmente oggi con tanto di banner annesso. Ma non c'è soltanto questo, perché abbiamo anche l'aggiornamento per quanto riguarda il crossover, quindi altre ricompense sono state aggiunte e abbiamo la possibilità di poter continuare effettivamente il nostro farming. Quindi in questo caso che cosa abbiamo? Altri ticket che sono stati aggiunti in questo caso al nostro evento, come anche viene sottolineato le lottery box, quindi altre casse con le scaglie di Rathalos che saranno scambiabili all'interno dell'evento. E ovviamente adesso le andremo a vedere nel dettaglio. Mentre invece per quanto riguarda il Blitzrad Hunt è il classico Critical Threat che abbiamo avuto anche con altri eventi, quindi non è un evento nuovo, non è un evento con meccaniche particolari, è un classico evento in Critical Threat, che anche questo sarà diviso in due parti, quindi avremo fino alle X magari in questa prima parte e poi la Crash che arriverà successivamente, come ben sapete. Quindi non fatevi grossi problemi, dove anche in questo caso ovviamente essendo un tipico evento di farming con i Victory Draw Ticket avremo la possibilità di ottenere inizialmente i ticket bronzo e quelli argento e poi seconda fase dell'evento, ticket dorati con Crash, eccetera, eccetera. Ecco qua, come si gioca? Ovviamente bisogna battere il nostro avversario per ottenere i ticket. Pullare all'interno dei banner presenti all'interno dell'evento, con questi ticket sia bronzo che argento, e ottenere le ricompense. Avremo la possibilità di ottenere l'arma di Eris come arma gratuita in questa prima parte dell'evento, con ovviamente le sue weapon parts e le sue memorie, mentre invece nella seconda parte è stata già data mainata un'ascia, quindi è molto probabile che la seconda parte vedrà Glenn come arma free to play. Questo per sottolineare il fatto che non è detto che un personaggio abbia ricevuto la sua arma free to play in un evento non possa riceverne un altro in banner. Ecco perché appunto in questo banner è presente Glenn. Quindi capite benissimo che il discorso che alcuni di voi mi facevano giorni fa sul fatto che Sephiroth non può uscire nel crossover perché ha avuto la sua arma free to play è completamente no sense, perché è già stata data mainata nella seconda parte di questo evento l'ascia di Glenn, che sarà free to play anche, e Glenn tra l'altro è uscito con la prima parte di questo evento. Quindi se l'arma free to play di Sephiroth è stata messa nella prima parte dell'evento crossover, non è detto che possa uscire anche nell'ultima parte crossover, ok? Quindi questa è una cosa molto importante che vado a sottolineare, perché è giusto così. Successivamente cosa abbiamo? Abbiamo praticamente l'asta free to play di Eris, che ovviamente potenzia il boost di attacco fisico e il boost acqua, proprio perché sblocca l'attacco Water Surge, che è praticamente uguale, identica alle stesse armi free to play che abbiamo avuto nel crossover, solo che in questo caso è di tipo acqua. Inoltre questo evento aiuta anche con il Rathalos, proprio perché appunto il Rathalos che abbiamo incontrato nella seconda parte dell'evento è debole anche all'acqua. Quindi capite bene che avremo modo di poter sfruttare bene anche il tutto nell'evento crossover. Ovviamente i special pack che saranno attivi con soldi veri all'interno dello shop potranno essere acquistati e ovviamente avranno al loro interno diverse offerte che saranno più o meno interessanti.
Mentre invece per quanto riguarda il banner, parliamone un attimo così al volo, anche se in realtà potrei già parlarne perché non ci sono tutte queste novità, quindi posso effettivamente parlare del banner. Banner dove appunto abbiamo Sephiroth e Glenn in featured nell'evento del Blitzrat. E quello che possiamo dire sono appunto che le nuove armi sono queste, ovvero la Tempest per Sephiroth, purtroppo da un lato, ahimè, perché è un'arma fisica, quindi sblocca l'attacco Torrential Thrust, dove abbiamo un 700% di Water Physic Damage contro un single enemy, dove si aumenta anche la debolezza, o per meglio dire si diminuisce la resistenza ai danni acqua al nostro avversario se i nostri HP sono al 50% più. Quindi con 4 barre ATB è comunque un ottimo deal, è comunque ottimo se non si possiedono altri DPS acqua. Chi possiede ovviamente Glenn con il Limit Break, con Arcanum Water e tutto, ovviamente non ha assolutamente bisogno di pullare qui, ma per quelli come me a cui manca effettivamente l'Arcanum Water potrebbe essere un'idea interessante. Ovviamente io aspetterò fino alla fine perché voglio vedere se nella terza parte del crossover ci sarà un qualcosa di particolare, altrimenti questo è un banner che io effettivamente mi ritrovo quasi costretto a pullare. Perché questo? Perché come abbiamo potuto notare dai battle ranking è importante in un modo o nell'altro avere sia personaggi fisici sia personaggi magici di determinati elementi. Io per esempio in questo battle ranking non ho potuto fare chissà che cosa proprio a causa delle combinazioni opposte che avevo dei vari personaggi, perché avevo i fisici con ghiaccio, avevo solo Cloud per esempio, ma avevo Sephiroth maxato che era magico, quindi è un malus che avevo in quel caso, così come quelli tuono avevo sia Zac che Cloud che potevano fare danni tuono, mentre invece venivano privilegiati danni magici. Quindi capite bene che variare comunque personaggi con Arcanum e tipologie d'attacco magico-fisico risulta essere sempre più importante, soprattutto arrivato in questa fase del gioco un po' avanzata, per chi gioca dal day one ovviamente, necessita comunque di avere strategie alternative, sia magiche che fisiche, quindi bisogna effettivamente pensarci. E mentre invece per quanto riguarda Glenn abbiamo un'arma eccezionale dal punto di vista proprio dal punto di vista generale, perché va per chi possiede ovviamente Glenn già con l'Arcanum fisico acqua a renderlo praticamente perfetto, anche forse più dell'Ultimatic per chi solitamente utilizza l'Ultimatic, ma abbiamo questa nuova arma Slay the Day dove con solo 3 barre ATB facciamo 420% di danni, che sono comunque pochini, ma considerate anche il fatto che stiamo parlando di un'arma con 3 ATB con danno non elementale, dove però viene ridotta la difesa fisica e inoltre viene ridotto anche il water, anzi viene incrementato in questo caso il water damage, quindi non solo andiamo a ridurre la difesa fisica ma aumentiamo il nostro potere acqua, quindi un po' come l'arma di Cloud che abbiamo avuto nel crossover in cui aumentiamo l'attacco e riduciamo la difesa, qui abbiamo praticamente la stessa cosa bene o male solo con l'acqua. Quindi chi possiede Glenn fisico, acqua, col costume Limit Break, questa è un'arma praticamente must pull. Per fare una build completa acqua di Glenn, questa è un'arma eccezionale. È ovvio che non vi serve se non avete Glenn acqua, perché ovviamente non ve ne fate nulla, anche perché c'è già Zac che tramite la Black Whiskers riesce a dare debuff di difesa fisica e resistenza acqua, quindi in un modo o nell'altro se parliamo di fisico in generale ci sta. Però questa è un'arma grandiosa per Glenn, quindi se lo avete con il banner Limit Break è comunque un'arma da poter mettere in futuro in wishlist, perché la fortuna è che questo banner ovviamente non è un banner che scappa, nel senso che sì, ovviamente finirà, però ci sarà
fondamentalmente la possibilità di mettere queste armi in wishlist, quindi potrà essere buono anche recuperarle in futuro. Infatti per me sta balenando un po' in mente l'idea di prendere solo il costume di Sephiroth e poi l'arma, max armela piano piano, magari con altri banner più interessanti. Mentre invece per quanto riguarda il costume di Sephiroth abbiamo addirittura la Nathan Jacket, che in realtà è un po' pacchiano come outfit, però a me piace. Se devo essere sincero non mi dispiace come estetica. Come effetto abbiamo il debuff, il buff debuff extension, che non è il Arcanum che abbiamo visto su Eris, ma questo è il classico buff debuff extension, quindi può essere diciamo migliorato e può essere in un qualche modo aumentato grazie alle armi che hanno lo stesso buff. E poi Waterblade Arcanum, quindi abbiamo il costume Waterblade Arcanum per Sephiroth, solo che in questo caso è fisico e non magico. E io qui mi mangio le mani in una maniera incredibile, perché se fosse stato magico mi ci sarei tuffato a pesce su questo banner, mentre invece adesso per colpa di questo diciamo attacco fisico, comunque di quest'arma fisica, devo aspettare, devo assolutamente rinunciare e vedere un po' cosa mi propone il gioco anche nella terza parte del crossover, se ci sarà questa terza parte del crossover, perché potrebbe essere questo un banner messo lì proprio per fregarti all'ultimo, quindi bisogna fare molta molta attenzione. E ovviamente viene segnalato il fatto che le nuove armi verranno aggiunte ai future draw, quindi ai ticket e in generale ai banner in futuro, e il new gear may reappear in the future, quindi il vestito potrebbe riapparire nel futuro, cosa che per il momento non è mai successa. Non ci sono state rerun di altre skin, quindi per il momento lo prendiamo per buono, ma vediamo, vediamo. Allora andiamo nel crossover a vedere adesso un secondo cosa hanno inserito in più. Dove sì, ecco, hanno inserito praticamente di nuovo ticket, però sempre con gli stessi, hanno aggiunto altri oggetti, però sempre con il farming bianco, quindi non ci sono altre robe da farmare. E qui invece hanno messo le nuove lottery box, eccole qua, sono qui, con weapon parts specific. Hanno messo anche i ticket event, che sarebbero appunto la possibilità di recuperare armi, diciamo, di eventi vecchi, quindi anche questo potrebbe essere un'idea interessante per chi vuole rimettersi in pari e ha già svuotato praticamente il negozio, quindi va bene. Ultima cosa che voglio andare a fare è andare a vedere, ok, la cosa l'ho fatta, volevo andare a vedere le armi di Sephiroth e Glenn per vedere gli slot. Ovviamente boost attacco fisico, boost water come refined, quindi ottima anche come sub weapon. E qui abbiamo, ecco infatti, attacco fisico, water, boost damage e sigillo X. Quindi anche i sigilli non sono male se volete utilizzarla come arma principale, ma ovviamente per chi possiede, ripeto, Glenn Limit Break con Arcanum Aqua non ha completamente senso utilizzarla come arma principale. Mentre invece Sephiroth, vediamo un po', anche lui ovviamente boost fisico acqua, mi sembra abbastanza logico. Lui ha il sigillo triangolare, quindi non male, non male. Quando si ha il boost sigilli, qualsiasi boost sigilli è comunque valida, è comunque buona come cosa. Ovviamente se ci sono anche altri slot qui con abilità particolari è tutto di guadagnato, però avere il boost sul sigillo è sempre una cosa comodissima in determinati eventi. E, ripeto, è un banner interessante sotto certi punti di vista, un po' meno sotto altri. E ripeto ancora una volta, per chi ha Glenn Water Arcanum, questa è un'arma che potrà sicuramente essere messa in wishlist in futuro. Il banner dura fino al 9 luglio, quindi ho tempo di aspettare un ipotetico terzo banner crossover. E quella di Sephiroth è anche un'arma che sicuramente potrà essere inserita in wishlist, però
La differenza qual è? Che Glenn può essere recuperato in qualsiasi momento, Sephiroth senza costume Arcanum è un po' un dito lì dove non batte il sole, perché giustamente senza vestito Arcanum i danni saranno decisamente più bassi. Quindi si aspetta, per il momento si aspetta, e poi decideremo il da farsi. Detto ciò, non ho altro da aggiungere, spero che questo video al solito vi sia stato utile e in un qualche modo possa avervi schiarito un po' le idee. Io vi aspetto come al solito con un prossimo appuntamento, organizzeremo a breve un'altra serata community, magari per fare coop, farmare un pochettino, cercare di fare un po' di roba, però per il momento direi che va bene così. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.